Mister Maccarone, la presentazione oggi è a Piacenza, parlavamo di un campionato che oggi ufficialmente Serie D, un campionato da vincere per una piazza importante come Piacenza, per te è un impegno gravoso ma molto importante. No, un impegno bello, positivo, perché comunque la mentalità deve essere sempre quella di vincere, soprattutto in una piazza come Piacenza. Per me è uno stimolo grande. Ho tanta voglia di partire, di iniziare, perché comunque ho fatto un anno bello, intenso, dove ho potuto capire determinate cose e non vedo l'ora comunque di partire con quei ragazzi, di andare in campo e iniziare a fargli capire il mio modo di giocare, perché voglio che la gente si diverte oltre che a vincere. Sei stato molto chiaro, la tua idea di calcio è un calcio propositivo, un 4-3-3 che comunque vuole cercare di fare la partita, questo è il concetto, ma non sei però quello che è limitato a questo tipo di schema, insomma si può adattare agli avversari, si può adattare ai giocatori, ci sono tanti cambiamenti all'interno di una stagione di una partita. No, sì, perché penso che dentro una partita ci sono sempre tante partite e non avremo la fortuna sempre di giocare solo nello stadio di Piacenza, che il campo ti permette di poter giocare, quindi ci dobbiamo un po' adattare anche su determinati tipi di campi che andremo ad affrontare, quindi a volte soprattutto in casa ci sarà un tipo di calcio e in altri stadi sicuramente se avremo la possibilità lo faremo, se non l'abbiamo ci dobbiamo adattare e cercare di trovare delle soluzioni diverse. Tu hai un passato da calciatore molto importante, hai giocato anche in nazionale, ecco, qual è stato l'aspetto più complicato nel passare da giocatore ad allenatore? Ma l'aspetto penso quello lavorativo, perché fare il giocatore sì, ti implica tutta la giornata, perché se lo vuoi fare da professionista comunque devi stare un po' attento a tante cose, però a livello aspetto di campo stai quelle 2-3 ore e poi non hai altri pensieri, l'allenatore penso che ha pensieri 20 ore su 24 e quelle 4 ore che riesci a dormire bene va tutto bene, le altre 20 sei. È un pensiero costante al cercare sempre della quotidianità di quello che fai durante un allenamento, se le cose vanno bene o non vanno bene, quello che si può migliorare. Ci sono tanti aspetti che soprattutto dalla gestione che sono diversi, però sono molto affascinanti. Un'ultima battuta, invece, se tu dovessi descrivere con un solo aggettivo Massimo Maccarone come allenatore? Coraggioso. In bocca al lupo. Andrea, scusami, ti serve solo alle 6?